Budler, bentornato da Carlo. Ci accingiamo a conoscere un altro componente essenziale del computer, la RAM. Cosa significa RAM? RAM è l'acronimo di Random Access Memory, ossia memoria d'accesso casuale. In altri termini, è un tipo di memoria che permette di scrivere o leggere dei dati in maniera non sequenziale. Che significa? È come se noi avessimo tanti scaffali sui quali dover poggiare delle scatole di varie dimensioni e possiamo posizionare le stesse una dietro l'altra per riempire una parete, poi successivamente passare all'altro scaffale, oppure, nel caso della RAM, mettere una scatola sul primo scaffale, tre scatole sul secondo, due scatole sul terzo, magari cinque scatole sul decimo e così via, proprio in maniera casuale. Quindi il processore andrà a memorizzare i dati seguendo una sua logica non definibile dall'operatore. Comunque non è necessario comprendere il suo funzionamento, piuttosto a cosa serve. Infatti la RAM è vitale per il computer. In che senso? Senza di essa il PC è inutilizzabile, in quanto, pur accendendosi, dopo qualche secondo udirai una serie di beep ad indicare che dal punto di vista hardware manca qualcosa, quindi il computer è incompleto di fatto. La sua presenza quindi permette al PC non solo di avviarsi, ma di caricare il sistema operativo per lavorare e, successivamente, anche avviare altri programmi necessari all'operatore per raggiungere i suoi scopi. Su di essa verranno memorizzati i file, i vari bit, che compongono un programma, quindi tutta una serie di istruzioni che permettono al processore, leggendole, eseguendole, di portare a termine i compiti dettati dall'operatore. Si presenta come un circuito elettronico stampato di forma rettangolare, il cui spessore è di pochi millimetri, e con dei componenti elettronici saldati al di sopra. Infatti potrai notare dei circuiti integrati che costituiscono proprio la memoria stessa. Nel corso degli anni le caratteristiche fisiche e le prestazioni si sono evolute in maniera drastica. Anche il loro nome ha subito cambiamenti. Senza andare troppo nel preistorico, partiamo da quelle che venivano definite SRAM, ossia Synchronous Dynamic Random Access Memory. Sono delle RAM che venivano utilizzate nei computer vecchi, quindi le puoi ancora trovare in giro, ma sostanzialmente nei PC molto datati e avevano una capacità di memoria non molto grande. Si è arrivati nel massimo del loro splendore fino all'ordine di grandezza di memorizzazione di qualche megabyte. La loro velocità di trasmissione dei dati, quindi tra processore e loro stesse, si aggirava all'incirca di poche centinaia di megahertz. A colpo d'occhio, come puoi riconoscere tali memorie? Beh, lungo la loro serie di contatti elettronici, che servono per alloggiare la stessa sulla scheda madre, presentano due solchi, due tacche di riferimento, che guidano il banco di memoria, questo è il nome che viene definito per le RAM, che guidano, come dicevo, il banco di memoria per il loro corretto inserimento all'interno della scheda madre. Successivamente alle SRAM sono nate le DDR, che presentano miglioramenti in termini di capacità di memorizzazione e velocità di lavoro. In termini specificatamente costruttivi, la differenza che salta subito agli occhi tra SRAM e DDR è la presenza in quest'ultimi di una sola tacca di riferimento. Questo, oltre a discriminare immediatamente la differenziazione tra le due, permette di evitare di installare in maniera errata un tipo di memoria al posto dell'altra. Le DDR2 e le DDR3 sono il naturale processo evolutivo delle DDR, che avranno ulteriormente implementato le capacità di memoria delle stesse e di velocità di lavoro. Facendo un rapido confronto, pensa che le SRAM avevano banchi di memoria dell'ordine di 512 MB, mentre ora le attuali DDR presenti nei negozi di informatica arrivano ad avere singoli banchi di memoria dell'ordine di qualche gigabyte. Quindi un incremento di oltre 10 volte, mentre per quel che riguarda la frequenza di lavoro siamo passati più o meno da un centinaio di megahertz fino agli attuali circa 2 gigahertz, quasi 20 volte più veloce. Pazzesco, non trovi? Ma come distingue immediatamente le DDR? Beh, la figura qui accanto ti permette di vedere a colpo d'occhio le differenze tra le varie DDR. Infatti, la tacca di riferimento, che in inglese è definita con il termine notch, è spostata di qualche millimetro tra le varie tipologie di DDR. Quindi ne deriva il fatto che è impossibile installare una memoria DDR al posto, ad esempio, di una DDR2 o DDR3.
a prova dei più incalliti ignari in materia informatica. Tu che dici, Kudler? Beh, nella prossima lezione conoscerai ciò che permette di vedere cosa combina il processore, ossia la scheda grafica. A questo punto non mi resta che ringraziarti per l'attenzione. Un forte saluto, ciao, a presto da Carlo.